pack. Come in un'immagine cinematografica. Sono due le citazioni che ci raggiungono immediatamente, saltano agli occhi, trovandoci in un terrazzo condominiale. La prima è una giornata particolare, scuola. Marcello e la Loren. Lì siamo in Viale 21 Aprile. Qui è invece il Gianicolo a mostrarsi con le sue antenne condominiali, che allora non esistevano, nel 38. E ancora un'altra citazione, I soliti ignoti, Totò e gli altri, Colacomare, ossia la cassaforte da scassinare. Il cielo di Roma. Con la sua bambagia di nuvole. La scia chimica. Per farci ammalare tutti e consentire a colui che crede nel complotto desistere. Eccola. Laggiù Cinerini, i castelli. E laggiù in fondo, inavvertibili, i luoghi di Pierpaolo Pasolini, la chiesa di San Pietro e Paolo all'Eur. L'Albatros di Baudelaire. Gli Albatros, due. Tre, quattro, cinque, sei, va forte sto Baudelaire. Comignolo, basta! Ah, che scassate il cazzo? Yves Klein, l'artista del blu che riteneva che il cielo fosse il suo più grande ready-made, avrei voluto sterminare gli uccelli che bucavano il suo luogo. Oh, straziante bellezza del creato, pronunciano le marionette nel film Cosa sono le nuvole, dopo aver appunto preso coscienza con gli occhi dell'esistenza delle nuvole stesse. Effettivamente, ancora straziante bellezza del creato, i luoghi di Pierpaolo Pasolini. Il medesimo quartiere, verde fino al mare, così pronuncia nel pianto della scavatrice, o forse in Récit, altri suoi versi. Pac.